in un viale del parco. E la frena. Signori, fossimo arrivati. Va bene qui? Signori, scusino, ho domandato se qui va bene. Mi hanno detto Giardini Cavour, cantone dove c'è l'albergo Cavour. Arrivati? Uè, ma che si è morto. Mi quasi quasi che do un'uggiata. Arrivati? Signori, siamo giunti alla meta? Sì, ho capito. È che la mia signora si sentiva male. Ah, ecco. Va bene, buon uomo. Dunque, abbiamo detto 4,50. Ecco 5 lire, tenete la mancia. Te capì. Signora, scusi, ma lei un marito insiste meglio due lecca li andata a te? Ma come vi permettete, villanzone? Oi, stai attenti e moderi i termini, perché come minimo adesso gliela si indana frustata in sulla faccia. Ma no, discente, preghi. Ma ecco qui una guardia, adesso terangi i miti. Guardia, sorvegliante, che il venio un pochino per piacere. Eccomi. Calma. Andiamo con ordine. Lei si chiama? Arturo Pertevanelli. Professione? Fabbricante di candele senza stoppino. E chissà che luce che fan. E la signora chi l'è? Come chi l'è, scusi, è mia moglie. E ciao Pep. Beh, avanti, che me disa, sì, cosa lei si c'è. Scusa lei sta storia col brumista. No, conducente di carrozza, prego. Subito detto, che spieghi subito. Nulla avrà visto, se ben che è un surveillant. Che bella giornata era stamattina, vero? Ma che vaga avanti, bei giornati in rock capita tutti i dì che mi riguardano. Vorrei ben dire con un capellon simil. Beh, continua, sì o no? Che bella giornata l'era stamattina. E dopo? Dopo colazione, che dici alla sciura netta? Un'altra. Ma quanti che nade mie? Ma no, dici la sciura netta, la sciura netta. La sciura netta su me. Ma la menga di prima che questa è la sua mie. Appunto, mie Anetta. Anetta mie. La ninetta del Verzé. Beh, avanti. Ecco, subito, né? Dunque, bella giornata. Che dici alla sciuranetta mie? Che andrà a fare una bella passeggiata? Volentieri la dislei, allora via d'incanto a tutte disse da Brascette, riumi in corso Genova. Tutta un tratt, pata slangete, riva su il temporale. Un temporale de maledette, l'avrà sentito anche lui, no? Usentì. Pensa che crappa che il i bei giornali venne anche i temporali e sensibili. Beh, conclusione? In quella, mentre che ci ripariamo sotto un portone di passaggio, passa un brum. Di cui io mi onoro essere il legittimo manutengolo in collaborazione col bollino bestia nobile. E mosca? No, momento. No, ho detto basta. Beh, insomma, dicevi, passa un brum. Quanto il verghe domandi a portare fino al giardin pubblico? 4,50 al fa, d'accordo, e salto un su. Lui, insomma, l'era d'accordo. Sì, ma quando sei chi che tu ci nera con dentro 15-50 gay de mancia. E pensa che sforzo che la fa. E lui che lì il medate ste megna, il manca minaccia con una frusta. E senza riguardo, notine vera, sciur sorvegliante, senza riguardo al gentil sesso, per me che sono una donna di mondo. E infatti, lei è una mondana. Dunque, signor sorvegliante, io volevo dire... No, ti te faminga bisogno che te parli, perché mi te conosci d'un pes, te coppa felice. Ecco, hanno notato che mi dà del tè? Siamo amici, io e la forza pubblica, quindi, senz'altro, te coppa felice. Brumista 116, titolare di vettura, regolarmente vidimata con certificato e col bulletin di Varel tutto in ordine. L'animale non parla, ma io lo rappresento legalmente. Ma cosa che entra questo? No, non è cosa che entra, era per farci vederla. L'uomo e la bestia in regola col regolamento del marino e soprattutto con la legge, che davanti alla quale ci cavo il capello e la rispetto tuttora. No, perché mi invece me parte no, perché su che ti te ne fa, de ti ci culur. E beh, adesso un certo momento, se lei comincia a guardare i colori, chi andiamo a capire con la vacca? Dite che domande storie, caro mio, l'ultima volta t'andasse smes de galera. Mandasse smes, e sono stati loro che me li hanno dati perché mi vorrei, no, loro vanno talmente insistito. Beh, taglia a cur, vera? Come le sta da sta questione con sti sciuri? E guardate di la verità. Ah, mi, la verità mi guardi ben di dila. Dunque, mi sieri lì, sul corso di Porta Genova, che andavo, come dire,
ha un galoppo piuttosto accialarato. Oh, sì. Un bus d'un caval che il fa tripassi un quadrel, figuremi. Ecco, vedi? Vedi che il metraggio anche alla bestia. Ma le minga roba di fa un processo per infiammazione anche lì. Sto parlando con la legge, interviene su nome. Dunque, signor sorvegliante, ero lì, no? Che stavo per voltare giù da via San Marco di Beiugioni. Vorrei dire Marco d'Oggiono. Via Marco d'Occhionna. E tutto a un tratto senti c'è ma carrozza, trachete, fermo il bolino. Viene su la bella signora Gione e il signore così così piuttosto anzianotto. E beh, insomma, fino a qui niente di malessere, no? Loro fanno gli avventori, mi fu il brumista Transval. L'era nanca 5 minuti che andavo, trachete, mettere in giù i tendin. I tendin? Ma come te fa a incorgersi che era anda giù i tendin? L'è una mia specialità. Siccome vedi, sul sorvegliante, a me preme l'onore del mio brum, ho piantato in pe un intracchetten contro una cordetta che appena tira in giù i tendin, ding 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 ding, a me suona un campanello in mezzo ai gambi. In mezzo ai gambi? Sì, tra polpaccio e polpaccio, per così dire, no? Lui tira in giù i tendin e il campanello fa ding. Insomma, un campanello e non può mica suonare la nonna di Beethoven, se vogliamo, vero? Ma in fin di conto niente male, ne par, no? Ah, che paralù, perché fai il sorvegliante. E per fare un mestiere così onorato e integerrimo ha bisogno essere in malissimo. Guardi, creda, si vede subito l'uomo che non ha la vocazione per la brumisteria. Ah, se sapesse, signor Capellone, se provasse quanti rengiò i tendin, l'effetto tragico che fa sul cuore popolare di un povero e onesto brumista. Insomma, sa, che i lampi mi facciamo alla vista e ti rangiò a metà i tendin, ecco. Guardi, non incolpi gli elementi perché chi i lampi, le scalmane e le straluce ce l'aveva addosso lei, ce l'aveva. Insomma, ma dici, basta, ma qui si cerca di compromettere l'onore di una signora onesta, l'onore di mia moglie. Ah, perché lei conferma che questa giovane signora è veramente sua moglie. Ma per bacco, giurin giuretta, l'ho sposata a Pasqua. È vero, se si è sposata a Pasqua. Guarda, lui forse voleva dire che si è sposata a Carneval, ma vi prego, lasciate stare la Santa Pasqua che le mei. È vero che c'è un proverbio che dice Natale con i buoi e la Pasqua coi Paesi Bassi, ma è arrivato un certo momento questi chi si è imposato a Pasqua e a corpi indomini si rembele che la sa. Sul sorvegliante, a un certo momento dopo viene si è nervoso in sanca. Lei mi permette che parlo chiaro. Avanti, avanti, quinta su. No, perché hanno parlato chiaro l'orde, parli chiaro anche a me, buonasera, cominciamo a chiarire. Chiariamo quella lì, scusi, vero signor, quella lì non può essere sua moglie. Ma come? Ma dici, ma come dico? Spiegherollo. Quando la signora l'è montata in carrozza, lui si ferma giù, attaccato alla ruota posteriore davanti e le sta lì un momento a pisare. Oh, ma dico, ma che dici? Come si permette? Ma no, cosa l'è che ha capito? A pisare un sigaro, vorrei vedere, no? Tanto semplice. Allora, intanto che lui era lì con il sigaro in mano, a un certo momento io ho sentito una voce che veniva dall'interno del brum e che la diceva: fa presto, vieni su, caro il mio angelo. Insci? Cosa che dentro de mal? Se lo dico, cosa che dentro... Allora io ho parlato a Vambera. Allora lei fa lo gnorri? Lo domando, fa lo gnorri? Quando mai si è sentito una mie che la che dice al marito, povero angelo, che la mia mie al massimo più segue ciucat, Vuncion e sbrandinel la medismai. Ma la cavara ragione. Allora lei dà ragione a mia moglie. Cos'è che c'è fra lei e mia moglie? No, tanto per chiarire, cosa c'è fra lei e mia moglie? E poi guardi sorvegliante, votiamo la secchia, voium la seggia, come diciamo noi altri a Milano. Ma è proprio il caso di venire su della mia carrozza a fare all'amore? Alle minga più si comod fa l'inca. Beh, insomma, concludiamo questa faccenda. Le vera o le minga vera quel che disse il brumista? Signori, perché sennò mi gude fa il verbale, eh? Arturo, per carità, cerca di vedere gala sta faccenda. Pensa sennò che scandalo vegneria sì, fera. Sì, ma adesso... sta quieta che pensi, mine, sì. Adesso gli offri di danè. Brumista... Dice me?
Sint, se siete tu Vin Frank, ti te pode di che te mi conoscet. Mi per Vin Frank diventi anche suo fratello, va bene, sua madre, posso diventare sua madre? Te allora, te già, ciao. Sono buoni, vero? Sì, sì, sì. Sono mica matti. Ma, sorvegliante, ma mi meravigli, dici, cosa l'è sto verbal? Mi meravigli proprio come il faga, ma tu è mica che mi meraviglia più sele, come te fa che ti dici, ti brumista, te mi conosce più, ma... Noi ci conosciamo? Ma com'è, se conosco un nome e ti ma guardo un bel... Ma se conosco? Ma per bacco, aspetta, spera che scusi, che metti su l'impennata, perché mi, senza i Bernardoni, non riesco a smicciare da... Bercossoli, Corbessoli, sì. Ma guarda Camigli, guarda che roba, non l'avevo intravisto nel guardarlo e pensare sul sorvegliante che siamo come fratelli. Ma cosa gades? Anche un fratello! Siamo fratelli di latte, di sì. Latte, perché mia a Cincana beveva molto vino, lui beveva il latte così. Ma come lei? Perché se prima mi diceva che te il conosceva in minga? Sì, ma perché conosceva in minga prima? Ma per colpa dell'estetica, no? L'estetica? L'estetica sarebbe per via degli occhiali. Gli occhiali che mi decidi mai a portare proprio così per via dell'estetica. Ma d'ora in poi, guardi, giuro, d'ora in poi li porto. Lo so, piacerò magari di meno, ma devi proprio portare. E difatti, va, adesso che lo guardo pulito. Ma è un pesche se conosco. Sarà Vin Frank. Vintal. A lei Vintal, che se siamo persi di vista, la traversia, la guerra, e tricchete, snacchete. È lui. Guardi lei. Lei la signora. Ma lei chi? La signora moglie del signore. La signora, la guardi di profilo, di facciata, formato tessera, una donna tutta casa, famiglia, religione, pulpete, una brava gente, ma che gente! Non avessi mai conobbi della gente così proprio. Beh, allora basta. Allora a me mi pare che la questione l'è finita. È finita. In robe benedico l'acqua santa. Ma sì, benediciamo questa acqua santa e buonasera. I signori possono andare. Ma noi possiamo andare, vero? Sì, vanno. Allora grazie. Grazie. Vanno, Grazie, ne grazie anche a te. Se vedo, Sono, se vedo. Se troverem, Una quel volta così, capita. Sì, sì, sì. Di nuovo, di signora. Di nuovo, signora guardia. Stia bene. Buongiorno. La tegna sarà da sui la butonera, comunque sono, però, sorvegliato. Ma guarda che sono proprio un galanton. Un galanton te c'ha pa con la meia. se per me scherzasti, sorvegliati, in un pucciolo, ma non sempre per ora scherzare, ma perché dici così? Ma perché mi parla in cotal guisa? Se ricordano la settimana passata, quando sono venuto al vostro comando, che vi ho riportato persino quel portafoglio che avevo trovato dentro dell'interno della vettura. Al perché? È stato un bel atto, sì o sì, no? Sì, come no? Ma te sei perché te le portà al comando? Perché l'era voi? L'era voi? Era dentro niente. A che era dentro niente nel portafoglio? Ma roba da matti, pensi a che avevi in anca guarda dentro. Arrivederci, sorvegliante! Arrivederci! Buongiorno! Era vuoto. Certo però che, a voler pensarci bene, quei due lì sono in peccato mortale. Caro il mebulin, non c'è più religione a sto mondo.